Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Judgment. Proseguiamo da qui, sì, siamo davanti al nostro amico Hacker, se non erro. Perché dobbiamo aiutare un tizio, anche se in realtà sta missione non è segnata da nessuna parte. Dobbiamo aiutare lui. Non mi ricordo però in che modo. Però mi ricordo che avevo messo un indicatore qua per andare a far visita al nostro amico Hacker. Adesso vediamo se succede qualcosa. Nel mentre, l'episodio scorso abbiamo più che altro cercato una giacca per conto sempre di un cliente di una missione secondaria, e alla fine l'abbiamo trovata. Siamo stati pagati e tutto. Mi scusi. Ora sentiamo lui. Aspetta. No. Scusa, avresti un secondo? Di cosa hai bisogno, Yagami-shi? Sto aiutando un tipo che deve cercare una cosa. Puoi fare una delle tue magie? Omakase-are. Stiamo parlando di Chatter, giusto? Cosa stai cercando esattamente? Devo scoprire cosa pensa la gente del... Ah, sì, è vero, ok, ok. Che aveva problemi, sì, il fast food, ecco. Vabbè, ma solo negli ultimi mesi. No problem, ti mando tutto sul telefono. Sono molti risultati. Sai come potrei scremarli in qualche modo? Sì, devo scoprire perché i clienti del Y Jackson sono calati tanto. Dovevo usare parole chiave più precise, qualcosa per selezionare solo i risultati più rilevanti. Aspetta, io ho giocato però qualche tempo fa, non è segnata sta cosa, non mi ricordo di cosa avevamo parlato. Vabbè, tanto presumo comunque in qualche maniera mi aiuti il gioco, quindi diciamo pollo. Puoi usare pollo come parola chiave? Sembra tutto a posto. Il pollo fritto di Y Jackson è un classico. Mi sa che non ha molto senso cercare quello che sanno fare bene. Allora sa di merda, vediamo. Puoi cercare usando la parola scandalo. Meno risultati del previsto. Niente di interessante. Puoi provare a cercare sa di merda. È quello che scriverei io se mi facesse schifo. Non ho trovato niente. Ho incluso persino i post con parole simili, come sa, merda, sapore di merda. Immagino che se il cibo facesse schifo avrebbe già chiuso da un bel pezzo. So per certo che è molto buono invece. Però c'è qualcosa che non va. Cambiamo parole, ecco, offerte speciali. Puoi usare la parola chiave promozioni? Ecco fatto, in molti posti chiedono se ci sono nuove promozioni. Forse non ne hanno fatta nessuna nell'ultimo periodo. Bingo, forse il vecchio menu ha stancato e Dante hanno smesso di andarci, abbassando le vendite del Y Jackson. Sembra che hai trovato quello che cercavi. Allora il caso è chiuso. Grazie, Tsukumo. Tutto quello che mi serviva. È stato un piacere. Chiedi pure aiuto quando hai bisogno. Disponibile. Ok, quindi torniamo al nostro nuovo amico. Sì, incredibile, sto scendendo al contrario ed è stato più veloce delle scale mobili. Incredibile. Diciamogli quanto abbiamo scoperto. Vabbè, doveva essere qua. No, qua. Ok, lui era. Quindi, che cosa ha scoperto? Volevo chiederle una cosa. Quando è stata l'ultima volta che il Wild Jackson ha fatto delle promozioni nuove? Ora che lo dice è passato un bel po' di tempo. Beh, pare che molta gente sia curiosa di sapere quale sarà la prossima promozione. Hanno voglia di qualcosa di nuovo. Beh, ha senso e come. Non siamo stati molto creativi nell'ultimo periodo. E io non lo sono stato, perlomeno.
Faccia finta di non aver sentito. Raccoglierò più informazioni sulle sue scoperte. Le farò avere ai piani alti. Sì, mi sembra una buona idea. Ah, quasi dimenticavo. Volevo ringraziarla per il suo aiuto prezioso. Potrebbe dirmi come si chiama? Yagami desu. Chiamo Takayuki Yagami. E per i ringraziamenti mi basta provare la vostra prossima promozione. Appena sarà pronta, assolutamente. Fino a quel momento farò di tutto per rendere il Wild Jackson un ristorante migliore. Ecco qua. Ok. Quindi torneremo un'altra volta adesso. No. Torniamo alla base. Vediamo quali altri casi ci sono. Pare che c'erano. Quando li avremo completati tutti, allora potremo andare avanti con la trama principale. Ok, ormai ho imparato a non correre negli ambienti chiusi. Qua abbiamo, ok, il cibo della signorina, la signora, ok. Come va col lavoro? Ne rimangono due. Allora, richiesta di un editore e una mia dipendente scomparsa. Facciamo prima questo. Mi chiamo Fuyuhiko Tanaka. Avrei bisogno del suo aiuto per trovare una persona. L'aspetto all'M6 Café. Ha una giacca nera e una camicia viola, grazie. Ok, vediamo. Dov'è l'MSI Caffè? Qua. Ok. Da dove dovevo entrare? Aspetta, forse da qui. Vediamo. Sì. Cosa ha detto già? Sarà lui. E lei, Tanaka-san, che cercava un investigatore privato? Sì. Lei deve essere Yagami-san, giusto? Mi chiamo Fuyuhiko Tanaka. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Così devo cercare una persona, è corretto? Sì, una dei miei impiegati, a dire il vero. Gina di cuori. Un'impiegata? Sì, si chiama Asami Morimiya e non è più venuta in ufficio dalla scorsa settimana. Capisco, e deduco che ha già provato a contattarla in tutti i modi possibili. Certo, ma persino i suoi amici non la sentono da un po', e a casa non l'hanno vista. Nemmeno i suoi genitori. Hai idea del perché potrebbe essere scomparsa? Stava scappando da qualcosa? Ora che ci penso, mi ha parlato di uno stalker. Non è rassicurante. Questo tizio, che lavora per uno dei nostri clienti, aveva iniziato a molestarla. Ma non sappiamo nulla dei suoi impiegati, ovvio. Non abbiamo potuto fare molto. Poi un giorno ne è venuta al lavoro. Questo stalker, se è un cliente, me lo sa descrivere o indicare qualche suo tratto distintivo. No, non lo conosco di persona. Peccato. Mi pento di non averla aiutata. Vorrei incontrarla per scusarmi di persona. La pagherò 100.000 yen. Le pare ragionevole? Bene, accetto il caso. Ha qualche foto di Morimiya-san? Mi aiuterebbero parecchio. Certo, eccone una. Prova ottenuta. E ho anche il suo cellulare ed email. Ora gli passo. Sì, volevo chiederglielo io. Ha provato a telefonarle, giusto? Sì,
ma squilla un paio di volte e poi parte sempre la segreteria. Nessuna mail di risposta. Quindi dovrebbe avere lo stesso numero di cellulare che comunque carico. Se avesse cambiato numero non suonerebbe nemmeno. Ma ci deve essere un motivo per cui non risponde. Dove si trova e cosa sta facendo? Grazie mille. Bene, vediamo dove mi conducono. L'unico problema è che non ho indizi recenti. Da dove comincio? Dal cellulare, immagino. Se solo potessi usarlo per individuare la sua posizione. Ma come? Chi potrebbe riuscirci? Beh, è il nostro amico hacker, no? Ah, quindi ti dicono... Aspetta, scusate per la sedia. Ti dicono, cioè, trova lei e stop. Regina di cuori. Ok, ho le persone. Prove, dettagli extra. Fa vedere la mappa. No, vado fuori. No, no, volevo solo vedere se c'erano indicatori. No, secondo me no. Io proverei ad andare da lui, vediamo. Madonna, no. Legami. Vediamo se... Hai un minuto? Egamishi, che ci fai qui? Sto cercando una persona, ho solo un numero di telefono e un'email. Puoi aiutarmi? Posso, ma... Tu potresti fare un favore a me prima? Ah sì? E cosa sarebbe? Ho ordinato i DVD di questo anime che adoro, ma non c'ero quando sono passati a consegnarlo. E ora devo andare a tirare il pacco a un mini market, quindi... Ok, tu fai la tua magia, io vado a ritirare il pacco, va bene? Mi hai letto nel pensiero, amici. Il pacco è il poppo di Showa Street. Come? Showa Street? Perché mai te lo sei fatto consegnare così lontano? Ho fatto click sull'indirizzo sbagliato. Camminare fin là è troppo per me. Immagino. Va bene, ci penso io, ma tu occupati di questo per me, ok? Questo è un gioco da ragazzi, amici. Tieni la ricevuta. Oggetto della missione ottenuto. Visualizza immagine intera. È uguale a prima, in giapponese. Sembri l'eroe che ha appena accettato una missione in un gioco di ruolo, Yagamishi. Vai ora, impavido guerriero. Vabbè, ok, come vuoi. Attraversare la città per prendere un pacco sarà una passeggiata. Bene, il poppo in Showa Street, ci vado subito. Sì, se non incontriamo resistenza. Però non lo so. Fa vedere. È segnato e sarà questo. Poppo. Ok. Kamurocho ci sono solo i poppo. C'è il monopolio di questi poppo. Nessuno di sospetto. Chi lo sa. Ah no, ecco, quei tre lì magari. Guarda, secondo me. Ecco. Ah, lui subito, volevo. Aspetta. Volare. No, non l'ho preso. Aspetta, fammi cambiare stile perché ormai... Questo... Ok, vai, l'ho preso.
Oh madonna. Per una volta che lo faccio non mi... No dai, non mi dica che arriva la polizia, porca vacca. Ah, mi ha stordito. Cavolo, per una volta che lo prendevo. Appunto, dai. Via. Ciao. Attenzione. Beccate lui, perché lui è il criminale. Ah, ce l'hanno con lui, dai, ce l'hanno con lui. A posto, a posto. Vabbè. Ok. Allora. Vabbè. Aspetta, aspetta. Ho poca vita, però vediamo se basta. Magari questi non sono fortissimi. Ok. Dovrei andare a curarmi. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Il rame con il cashew mi è praticamente sciolto. Mi si è praticamente sciolto in bocca. Vero? Non so come lo fanno, ma spacca di brutto. Che storia. Pubblico una foto prima che lo faccia qualcun altro. Fallo, vedrai quanti like ti mettono. Sono gli stessi ragazzini di prima. Hanno cambiato completamente opinione. Voi non lo sapete, ma l'ingrediente segreto è il miele. Ma a giudicare dalla loro reazione... Ok, sì, mi ricordo, ok, questo qua... che aveva problemi. Benvenuto, Yagami-san, amico mio. Ehi, ho visto che hai aggiunto delle novità al menù. Sì, ho inventato il cashew dei campioni. È una mega porzione di ramen di cui non si può avanzare neanche una briciola. Ah però, niente male. Siamo riusciti già ad attirare molti giovani. Anche se sembrano più interessati a scattare foto che a mangiare. Ma sono pur sempre clienti. Mi fa piacere sentirlo. Devo tutto a te, Yagami-san. Grazie mille. Va bene, ma non dimenticarti che il tuo ramen è sempre stato ottimo. Ti meriti tutti i clienti del mondo. Hai sempre una parola gentile per me. Spero che anche il mio nuovo ramen ti convinca così tanto. Mi sa che c'è solo un modo per scoprirlo. Sono contento che i successi degli ultimi tempi gli abbiano tirato sul morale. Ho già la collina in bocca. E siamo al massimo, anche con lui, molto bene. Però volevo mangiare, aspetta. Non siamo messi bene. Prendo, non c'è quello che di cui parla lui? Boh, vabbè. Ah, questo deve essere. Prendo questo. Prendo anche questo. E prendo anche questo. Ok. Va bene, sconti di qua, sconti di là. Cioè. Molto bene. Torna presto, volentieri. Ok, dicevamo. Pop qua. Ah, già che sono qua magari. Benvenuto. Ciao, sono qui per ritirare un pacco. Ecco qui. Oh certo, un attimo. Ecco il suo ordine. Grazie mille signore. Tsukumo ne sarà felice. Gli mando un messaggio. Ehi, ho il tuo pacchetto. Grazie mille, puoi passare dal Mantai? Arrivo. Bene, vado al Mantai. Aspetta. Magari prendo qualcosa qui. 4, 5 di questi.
6 di questi. Faccio il pieno. Ok, dai. Proprio, l'abbiamo svaligiato. Ok. Ok, dove ero prima? Ok. E adesso che abbiamo i soldi, poi adesso verremo pagati. Verremo pagati 100.000 yen. Insomma, possiamo già stare molto più tranquilli. Chi è? Chi è? E vabbè, anche se mi toglie un pochino di vita, non importa, perché tanto. Ecco. Ho bloccato l'attacco. Ho l'ex al massimo. Vabbè, lo sfrutterò. Ok. Ha lasciato dei soldi, aspetta. No, non mi pare. No, non vedo, no, no, no. A quanto pare qua non si può modificare l'indirizzo. Salve. Hai la mazza. Però si è rotta. Ah, sta zitto. No. Shibaraku netokette. Ok. Ok. Ehi, Tsukumo. Ecco il tuo pacco. Sì, sono davvero emozionato. Ehi, a ciascuno il suo. E tu hai buone notizie per me? Sì, ho trovato la persona che cercavi. Perché non ha cambiato il suo numero di telefono? Quei cosi sono delle radiobussole. Cacchio, sei un portento, lo sai. Sì, sono un genio. Fare lavori al poppo di Shichifu Street ora. Oh, dai. Devo tornare al poppo? Che succede? Già, finisci sempre in un poppo, vero? È la maledizione del poppo, Yagami Shinoe, che ci sono solo loro, sai. Del monopolio. Incontra Asami al poppo. Comunque al 95% sono loro i negozi, quindi direi che probabilità ce ne sono di finirci. Ah, qua, tutt'altra parte. Oh. Adesso svaligerò anche quel poppo. Adesso non mi ricordo. No, beh, è vero che è segnato, no? In teoria. Ah, no, in teoria dovrei essere. No, sono amico, ok. Eh no, devo svaligiare i luoghi dove non sono amico. Qua, aspettate, ma qua. Ah, infatti c'era. E là, ciao, tenebbe di avere un po' di segni prospero. Ma è quello lì. Sto parlando di balconi di prima categoria, zucche che ti fanno andare fuori di zucca. Delle poppe molto appetitose. Ma sei Yusuke-kun? Ah? Yagami-san? Scusa. Che diavolo mi stavi chiedendo? Ho iniziato a lavorare come butta dentro, part-time. Yusuke Saotome, ha vinto lì? Perché? Pensavo che fossi uno studente. Hai. E lo sono. Sto frequentando un istituto tecnico. E perché lavori anche come butta dentro? Ah, tantissimi studenti lo fanno. È facile, la paga non è male.
sarà anche così, ma devo dire che il tuo lavoro mi ha lasciato un po' basito. Insomma, ehi, in realtà è un lavoro molto importante, un'attività quasi nobile. Oh no. Quindi te lo chiedo un'ultima volta: sei pronto per per delle bocce con cui potrai bisbocciare tutta la notte? Amico, quei nomi allucinanti funzionano con gli altri? Perché con me non funzionano affatto. Ehi, aspetta, c'è un motivo per cui lo sto facendo. Chiamalo pure un fine superiore. Sono disposto persino a pregare. Beh, perlomeno sembra prendere la cosa molto sul serio. Forse dovrei dargli corda. Vabbè, per il bene della missione, dai, D'accordo, almeno stai cercando di prendere tutto questo seriamente. Dammi il nome del club e finiamola. Evviva, grazie, sei un amico. Ok. Ah, quindi ne ha di roba lui. Non lo stai facendo perché sei senza soldi, vero? No, i soldi non c'entrano niente. La mia famiglia è messa abbastanza bene. Qui ci sono questioni molto più prosperose in ballo. Sono proprio curioso di sapere quali siano le questioni di cui parli. Ti dirò tutti i dettagli dopo. Prima permettimi di presentarti l'hostess migliore di tutta Kamurocho. È innocente, adorabile e ha cuore d'oro. Ma non finisce qui. La tua prima visita la offre la casa. Sei disposto a tanto per farmi entrare nel tuo club? Hai! Per farti conoscere questa ragazza sarai disposto a qualsiasi cosa. Non esageriamo. Non sto scherzando. Ti lascerò persino ordinare gratis i cocktail più costosi del menù. Sei sicuro di potertelo permettere? Amico, mi riempiono di soldi qui. Ti parlo tipo di 500.000 yen al mese. Cosa? Guadagni tutti quei soldi rompendo le palle ai passanti. Non sapevo che i butta dentro guadagnassero tanto. Quasi quasi cambiamo lavoro. Proprio così, in questo lavoro contano i risultati. Ah, è detto tra noi, il trucco è inventare più eufemismi possibili per tette. Attirano l'attenzione di noi maschietti. Davvero funziona? Quanti ne hai accumulati? Beh, senti qua, meloni, palloni, bocce, cocomeri, pere, latteria, airbag, davanzale, bombe, respingenti, continuo. Ho sentito fin troppo. Ah, comunque devi solo andare all'Apple Pie in Tenkaichi Street e chiedere di Madoka. Va bene, chiederò di Madoka-san. Ottimo. E lì a chiunque sia in servizio che offro io. Mi trovi nell'area fumatore di Kamuro Theater. Fammi sapere com'è andata quando è finito. Va bene, lo farò. Aspetta però. Ma è segnato... Ah, forse sarà questo? Non so. No, Shogi... No, non lo vedo. Vabbè che tanto probabilmente ci capiterò, eh. Vabbè. Continuiamo con la nostra... missione, va? Ah sì, poi mi è stato detto di andare in un club Sega. Me lo devo appuntare. Ci andrò. Anche perché devo vedere dov'è. Dunque, ecco qua. Il cono mi blocca, ok. Secondo Tsukumo, Morimiya-san dovrebbe essere qui. Inizio a cercare. Vabbè, sarà lei. Sei tu, Asami Morimiya? Sì. E tu chi sei? Mi chiamo Takayuki Yagami, sono un investigatore privato. Mi ha assunto Fuyuhiko Tanaka perché ti cercassi. Cosa? Tanaka-san, il mio capo? Non hai mai risposto ai suoi messaggi, lui si è preoccupato. Ho dimenticato di dirgli che avevi cambiato numero ed email. Aspetta, li hai cambiati? Sì, quello stalker li aveva entrambi.
Così li ho cambiati. Capisco. Hai dato i tuoi nuovi contatti a qualcuno? Solo ai miei familiari e alla mia migliore amica. Con questo stalker non voglio correre rischi. Certo, poi non sapresti risalire a chi glieli abbia dati. Ho fatto preoccupare tutti, è così? Ah no? Posso chiederti se Tanaka-san era arrabbiato? Ho lasciato l'azienda di fretta e furia. No, anzi, era pentito di non averti aiutato. Capisco, povero ragazzo. Ah no? Posso dire a Tanaka-san dove trovarti? Sì, credo dovergli delle scuse. Eccellente. Grazie per esserti fidata di me. Ma non lo dire a nessun altro oltre a Tanaka-san, ok? Sarebbe terribile se lo stalker mi trovasse di nuovo. Hey. Certo, sarò molto discreto. Questo è quanto. Meglio contattare Tanaka-san. Però qualcosa mi dice. Magari è lui stesso lo stalker. Pronto, Tanaka-san? Oh, Yagami-san. Novità? Hey. Sì, ho trovato Morimiya-san. Davvero? Che notizia fantastica. Ho continuato a chiamarla ma scattava la segreteria. Ero davvero preoccupato. Scattava la segreteria? Sì. Se era sana e salva avrei potuto rispondere al telefono. Bene. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ma dov'è? A tal proposito, Tanaka-san, possiamo vederci? Credo sia meglio parlarle di persona. Bene. Vediamoci all'Emsai Café. Perfetto, ci vediamo là. Il lavoro tecnicamente termina quando dirò a Tanaka-san dove è Morimiya-san. Ma ho uno strano presentimento, infatti. Ma secondo me è lui quello che la stalkerizzava. Devo tornare qui. Aspetta, ok. Comunico, quindi possiamo scegliere o... magari ci sarà qualcosa. Aspetta, fammi vedere una cosa. Magari nelle prove. Devo trovarla. Vittima di stalking. Prove, vabbè, un ritratto. Ordine d'acquisto, no, niente. No, non. Una richiesta. Detto che è scomparsa. E se lo stalker le ha fatto... No, l'ho trovata. No, non c'è nulla di nuovo. Quindi vediamo come si evolve la situazione. Chi è? No. Senti, va, ecco. Oh, ecco, via. Quello si carica perché è rimasto da solo. Ok. Quanti punti ho? No, giusto per... 1031, sono un po', ma quasi, aspetta, fumatore accanito, slancio mentale, aumenta leggermente il tempo per scattare istantanee durante le missioni fotografiche, quasi. Questo lo aumentiamo, dai. Per il futuro, si sa mai. Ok. Semplifica i requisiti per aver completato con successo le missioni fotografiche, ecco. Così otteniamo più facilmente lo scatto perfetto. Ah, e sarà su? C'è una scala qua. No, non è qua. Io mi confondo sempre. No, non è. È qua. È vero. Perché seguo l'indicatore alla lettera. Eccolo qui.
La ringrazio per questo, Yagami-san. Scusi per averla fatta aspettare, Tanaka-san. Allora, ho trovato Asami-chan, dov'era? Ah, eh sì, possiamo scegliere. Io appunto ho un brutto presentimento. Io provo a non dirglielo. Perché se adesso lei è tranquilla e non ha più notizie dello stalker, penso che un motivo ci sarà. Quindi fai finta di essere dimenticato. Dov'è diglielo? Ho uno strano presentimento. Ok, ecco il piano. Sa, per quanto mi sforzi non ricordo. Sotto! Ehi, mi sta prendendo in giro. Mi scusi. Aspetti che mi rinfresco subito la memoria. Devo riordinare i miei pensieri prima di parlare con quel tipo. Che senso? Scusa, in che senso? Cioè, le opzioni erano due. Aspetta. Perché anche qua dice, lo comunico al cliente. Se comunico al mio cliente, Nakasan, dove si trova Asami-san, avrò parlato a me nel mio incarico, ma sento di avere ancora qualcosa da fare. C'è altro che dovrei fare prima? Forse parlare... Aspetta, forse parlare... Non so, con la diretta interessata? Cosa devo fare altro prima? O andare dall'hacker? Cavolo, aspetta. Allora, la... Io dov'è che ero venuto? Da qui. Provo a riparlare con la signora, vediamo. Ano. Ecco, Morimiya-san, posso farti una domanda? Vediamo se... Sì. Non hai mai dato il tuo nuovo numero, il tuo nuovo email a Tanaka-san, giusto? Hai. Sì, esatto. Non glieli ho dati. Allora qualcosa non torna. Tanaka-san conosceva i tuoi nuovi recapiti. Davvero? Non il mio vecchio numero? Non gli ho mai dato i miei nuovi contatti. Il tuo numero è quello con 555 e la tua mail su SoftCloud, giusto? Uso. Ma come? L'ho detto solo alla mia famiglia. Non è che glielo ha detto la tua famiglia? Darsi, ma perché Tanaka-san l'ha voluto? Non ti ha chiamato lui? No, oh, però forse ho ricevuto un paio di chiamate da un numero sconosciuto a cui non ho risposto. E sei sicura che non sia il numero aziendale o altro? Hai. Sì, sicurissima. Conosco quei numeri. Tanaka-san ha detto che scattava la segreteria. Anzi, è per questo motivo che hai deciso di affidarmi il caso. E Morimiya-san ha detto di ricevere telefonate da un numero sconosciuto. Cosa significa? Chi sarà mai? Mosmos. Pronto? Pronto? Lei ha detto Yagami? Hai. Sì. Bene. Mi chiamo Tanaka. E spero che mi aiuti a trovare una persona. Tutto questo mi torna familiare. Si tratta di una mia impiegata, una donna di nome Asami Morimiya. Asami Morimiya. Sì, sono preoccupato per lei. Aveva problemi con uno stalker di nome Inamoto, un cliente della nostra azienda. Inamoto è il figlio del CEO, il che... ha complicato la situazione, ma poi Asami-chan è scomparsa. Ehi, ma non mi ha già detto tutte queste cose l'altra volta? In che senso? Lei mi ha già ingaggiato per trovare Morimiya-san, o no? Scusi? Questa è la prima volta che la contatto, Yagami-san.
Oh no. Allora il primo Tanaka è... Scusi una domanda veloce. Questo Inamoto è sulla quarantina con un viso rotondo? Cosa? Sì. Come fa a saperlo? Come pensavo. Signore, la contatto io appena riesco. L'hai scoperto allora? Oh beh, fin tanto che ho Asami-chan. Dannazione, mi stavi pedinando? Iniziavo a sospettare che mi avresti scoperto. E l'ho fatto, ma troppo tardi. Non temere, hai trovato Asami dopo tutto. E poi hai scoperto pure me. Sei un detective coi fiocchi. Inamoto-san, che ci fai qui? Asami, ci deve essere stato un malinteso, ma possiamo parlare e chiarirci. Io e te siamo uniti dal filo rosso del destino che lega due anime. Ma io... Asami, andiamo. Aiuto. Cosa stai facendo? Asami, vattene da lui. Sono io l'unico a poterti stare vicino. No, ti odio. Non capisci l'antifona? Vattene. Vai via. Vai via. Vai via, vai via. È un pazzo. Vai via. Ehi. Ho detto di andare via. Scatane. E vabbè. Ok. Oh. Mitsuga? Abbastanza debole. Asami, questo è solo un assaggio di quanto ti capiterà una volta in prigione. Grazie per avermi salvato, signore. No, non me lo merito. Innanzitutto è colpa mia se sei in questa situazione. Nessuno poteva sapere che avrebbe usato tanto, fingersi il mio capo e ingaggiarti. Questo dovrebbe sistemare le cose. Sì, ma gli è andata anche... Cioè, siamo stati anche fortunati che il capo veramente voleva cercarlo, cioè, per avere conferma. Cioè. Sì, che sollievo. Mos, mos. Pronto? Pronto? Asami-kun sta bene? Hai. Sì, sta bene. Quel bastardo è dalla polizia. Oh, bene. Che sollievo. È lì Asami-kun? Sì, è qui. Posso parlarle un attimo, Yagami-san? Vorrei scusarmi con lei direttamente, tutto qui. Oh, capisco. Posso chiederti cosa ha detto Tanaka-san, amore mia-san? Si è scusato e mi ha chiesto se volessi tornare a lavorare per lui. Credi di tornarci? Non vedo perché no. Il caso dello stalker è risolto dopo tutto. E mi ha promesso che, se mai capitasse di noi, mi proteggerà. Vuole diventare il tipo di capo che sta dalla parte dei dipendenti. Strano. È quel che fa un buon capo, è vero. Sì. Ah no? Non credo di sapere il suo nome. Sono Yagami, un investigatore privato. Beh, grazie, Yagami-san. Cerco solo di fare il mio lavoro, signora. Ora devo scappare. Ok. Arrivederci. Ok, quindi alla fine, appunto, la paga non ce l'ha andata. Ovviamente, che abbiamo scoperto la verità. Cioè, se invece rivelavo l'indirizzo a lui e basta, ci pagavano 100.000 yen. Va bene, ma va bene così, ovviamente. Adesso, quindi... Torniamo... Sì. Alla base. Passiamo al prossimo caso. Ok. Eccoci qua, ma magari dai a sto giro ci mangiamo qualcosina, va? Ok, ma gnam gnam, dai. Una bella scaldata e parte la prova assaggio. Ecco.
Ah, però niente male, ecco. Ok, ne manca uno. Richiesta di un editore. Salve Yagami-sama, sono Kawada e la contatto oggi nella speranza che lei accetti una strana richiesta. Possiamo parlare al caffè Migiore in Nakamichi Street. Sono un uomo di mezza età, normale, e indosso un completo elegante. Venga quando le torna più comodo. Ok. Perfetto. Adesso vediamo dov'è sto locale. Non lo vedo. Aspetta, com'è che si chiama il posto? Ah no, ecco, sì, ah, c'è, ma aspetta, è nascosto qua, ok, cavolo, quando si sovrappongono. No, è sbagliato strada. Chi è che rompe? Vabbè, sì, lo siede da tigre, ma aveva 6000... Questi è abbastanza... Siamo liquidati in fretta. Dov'è? Qua? No. Un uomo di mezza età. No, qua no. Se non ho capito male, aspetta. Forse è qui. Sì. E con la vita stiamo bene, quindi va bene. Guarda, sei tu che cercavi un investigatore privato? Oh, sì. Ah no, è un uomo normale, vero, non di mezza età. Tu devi essere Yagami-san, giusto? Io sono Kawada. Ci riconosci, Kawada-san. Cosa posso fare per te? Beh, partiamo dall'inizio. Sono il redattore di una piccola casa editrice, la Cloudy Skies Publishing. Il fatto è che abbiamo avuto un po' di guai di recente. Se non pubblichiamo subito un libro di successo, l'intera azienda potrebbe chiudere. Vanno così male le cose? Temo di sì. Mi sono scervellato, ma poi mi è venuto in mente chi poteva risollevare le nostre sorti. Oh, davvero? Sì. E mi sento parlare di Takumi Katagiri, uno scrittore di gialli. Scrive... Sì, scrive la serie Falco Edison, giusto? Ho letto La Lampadina Assassina. Oh, allora lo conosci. Presto annuncerà il suo prossimo libro. E mi chiedevo se potessi partecipare all'evento insieme a noi. Io? E perché mai? Vedi, sarà più di un semplice annuncio. Assegnerà anche i diritti editoriali per il suo libro. I diritti editoriali? Certo! Nessun editore sano di mente rifiuterebbe i diritti sull'ultima opera di Katagiri-sensei. Per ogni libro nuovo che scrive, le case editrici fanno di tutto pur di accaparrarsi i diritti. Tutti desideriamo la scommessa vincente. Davvero. E i grandi editori schiacciano sempre quelli piccoli come noi. Un affare per te. Ma questa volta è diverso. Vuole creare le stesse condizioni di gioco per tutti gli editori. E questo avverrà nel suo annuncio, giusto? Esatto. Capisco. Beh, se sai già quali criteri stabilirà? Katagiri-sensei proporrà un problema e il primo editore a trovare la soluzione otterrà i diritti di pubblicazione. Problema? Sì, ed è qui che entri in gioco tu. Perché? Risolvere misteri è roba da detective, no? O no? Proprio come Falco Edison. Ma quelli sono romanzi, nella vita reale anche lui farebbe fatica con questi casi, con quei casi. Non fare sempre il difficile, ne va del futuro della mia società. Ti prego, Yagami-san,
Che ne dici di 180.000 caso risolto? Se non riesci a risolverlo, almeno ci avrai provato. Bene, mi pare un buon accordo. Allora affare fatto. Grazie. Ti prometto di riuscire a risolvere l'indovinello. Certo. L'annuncio si terrà a breve. Sei pronto? Certamente. Certo. Andiamo, dai. Bah, non so, non garantisco nemmeno io. Eccoci qui, ce l'abbiamo fatta. Signore e signori, stimati editori, sono felice di presentarvi il celebre autore, Takumi Katagiri, che annuncerà il suo ultimo libro. Senza prolungarmi oltre, diamo il benvenuto a Katagiri Sensei. Grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Sono il tipo che ama gli eventi mondani, ma oggi ho i miei buoni motivi. Come saprete, oggi annuncerò il mio ultimo libro. Per me è bello come la serie di Edison, se non... Per me è bello come la serie di Edison, se non migliore. Ma non ho ancora deciso chi lo pubblicherà questa volta. Sono convinto che ci sono parecchie ingiustizie nel nostro campo. Così oggi offrirò la stessa chance a tutti gli editori. Ho formulato un indovinello. Chiunque lo risolve si aggiudicherà i diritti di pubblicazione. È ora di spremere le meningi. Ecco, ora è tutto tuo, Yagami-san. Sì, ma non stressarmi. Permettimi di dare qualche dettaglio in più su questo problema. La soluzione dell'indovinello sarà la combinazione della cassaforte qui sul palco. Il manoscritto del libro di Katagiri Sensei è chiuso all'interno. Se credete di aver risolto l'indovinello, salite sul palco e provate ad aprirla. Se la cassaforte si apre, avete vinto i diritti editoriali. Siete pronti ad ascoltare il problema? Mettiamoci all'opera. Yagami-san! Oh madonna, aspetta. Yagami-san, hai scoperto la soluzione? Aspetta, cos'è? La combinazione della cassaforte è... Cosa vuol dire? Aspetta, A uguale a 4, però 4A. Ah, però 4A equivalgono a 4, quindi se ce ne sono 2 sarà 2, e ce n'è una sarà 1, no? Cosa del genere. La C è lo 0. O 4, no, 4C, no, 4C non si può dividere lo 0, sempre 0. Però, scusa, ACAC è 2, no, vedi, ACAC è 2. BBB 8, DDDD 4, no, e ABCD 4. Scusa. CB, cioè la prima per esempio, CBDA. Cioè mi verrebbe da dire... Tipo 08 4 4, ma secondo me no, cioè, non so. Che poi tutti, ah no, però tutti, aspetta, tutte quelle lettere fanno poi un numero. Però devo andare, devo sommare, immagino, no? Boh, perché C...
non so. Vabbè, così però mi sembra troppo facile. Cioè, se la C equivalesse a 0 sarebbe 0 più 8, che è sempre 8, più 4, 12. No, ma non credo. Non so. Boh. Se faccio così, lasciami pensare. No, pensaci. Cioè, io vorrei dare la risposta giusta, però per capire come funziona. Allora, fermi tutti, perché qua vediamo se è la soluzione, perché dopo tanti giri mentali forse potrei essere arrivato alla soluzione, perché ho pensato, mi fa male la testa un po', se 4A equivalgono a 4, magari l'A equivale a 1, che è 1 più 1 più 1 più 1 fa 4. Quindi la C, tenendo conto che si sommano, la C è 0 per forza, AC è 2 perché la A sarebbe 1, la C sarebbe 0, quindi 1 più 0 1, 1 più 0 1 e viene fuori 2. La B 8 in questo caso uguale 8 sarebbe 2, perché 2, 4, 6, 8. La D sarebbe ancora 1. E invece AB, CD, 4. Perché la A 1, la B 2 fa 3, la C sarebbe 0, la D 1 fa 4. Quindi la combinazione allora è C 0, B abbiamo detto che è 2, D 1, quindi 2 più 1 3, e A 1, quindi il primo numero 4, il secondo numero 1, quindi 4 1, il terzo numero è 2 1, quindi 4 1 2, e il quarto numero è 2 3 3, quindi dovrebbe essere 4 1 2, no scusa, 4 1, la B è 2 3, 4 1 3 3, allora 1 1 2, sì, invece lì è 2 4 1 3 3 mi sa. Deve essere uno schema per come ti ha fatto. Sì, la C e la B hanno la differenza più netta, ti dà degli indizi. Significato nelle forme di ogni lettera. Nelle forme. Cosa che hanno la A e la B e la D, ma non la C. Quello che la B ne abbia di più della A e della D. Sì, ti dà degli indizi. Ok, ma forse ci siamo arrivati. Allora, aspetta. Però aspetta, devo rivedere per i numeri, perché se mi dice di digitarli me ne devo ricordare, se invece ci sono dei numeri preimpostati tu devi selezionarle uno. Ok, avevamo detto il primo è 4, che è 2 più 1 più 1 e fa 4. Il secondo è 1, perché c'è solo la A che equivale a 1. Il terzo è la B, sarebbe 2 più 1 fa 3, poi le C sono 0, quindi 4, 1, 3. Invece il quarto è 1
più 1 fa 2 più 2. Ah no, ecco, vedi, stavo qua, fa 2 più 2 4, quindi 4 1 3 4. La B vale 2. La B vale 2, appunto. 4 1 3 4. Ok. Va bene. Di esserci, davvero? Allora, che aspetti? Vai alla cassaforte. Ok. Allora, 4 1 3 4. Ah, abbiamo un potenziale soluzione. Come si chiama, signore? Yagami. Sono Yagami della Cloud Skies Publishing. Si sente sicuro, Yagami-san? Credo di sì. Molto bene. Provi a aprire la cassaforte, allora. Bene, ora inserisco il codice. Metti il codice. Il codice è... Ok, vedi, te lo fa inserire a 4. 1, 3... Comunque... Ah no, 4. 4, 1, 3, 4. Andiamo. Ok. Mamma mia. Oh, si è aperta. Perfetto, incredibile. La Cloud Sky Publishing ha risolto il problema. Congratulazioni. Pare che possa affidare il mio ultimo capolavoro a voi. Veramente a me. Però vabbè. Cloud Skies. Non credevo fosse così facile risolvere il problema. La prossima volta dovrò farlo più difficile. No, guarda, va bene così. Sì. Guarda, va bene così. Mamma mia. Non me l'aspettavo, Grazie mille, Yagami-san. La nostra azienda è salva. Felice di essermi reso utile. Ne sono rimasto sorpreso anch'io. Oh, non essere così modesto. Sono felice di essermi rivolto a te, Yagami-san. Ecco i tuoi soldi, come promesso. Bene, grazie. Ho molto da discutere sul contratto con Katagiri Sensei. Ti devo lasciare. Buona fortuna. Sì, grazie mille di nuovo. Allora, grazie a te. Ok, quindi qua sulla bacheca non c'è praticamente più niente. Esatto. Sono quelli completati, ma quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diciamo, ah, perché, ah, guarda che te lo dice. Devo completare, ah no, livello reputazione 15 o superiore. E poi devo completare qualcos'altro. Però sarei al punto giusto della storia principale, volendo. Devo solo essere a un livello superiore di reputazione e fare qualcos'altro. Esatto. Qua 30. Qua 50 addirittura. Livello 25, livello 35, 45, 50. Completa 49 casi secondari. Va bene, no, perché questi non sono 49, però forse comprende anche gli eventi amici. Probabilmente non saprei, o quelli che mi capitano per strada, può darsi.